nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Questa mattina chiediamo al Signore la purificazione profonda dell'uomo vecchio che è dentro di noi. Soprattutto dell'uomo aggressivo, dell'io aggressivo, che si manifesta nelle tre concupiscenze. L'uomo che vuole avere il piacere subito in tutte le cose, fa prevalere questo istinto di avere, di godere, di procurarsi i piaceri, anche minimi, in tutto, e per questo aggredisce. L'uomo che cerca se stesso di affermarsi e per questo contende con gli altri, si difende dagli altri, oppure l'uomo che urta contro tutto quello che è buono, anche contro se stesso, pur di avere. Sono le tre grandi concupiscenze: dell'avere, del piacere, del godere, che noi dobbiamo combattere il Dio aggressivo dentro di noi. Chiediamo al Signore allora questa mattina la purificazione, in modo che lo spirito cattivo che è in noi venga come correzione, lo spirito buono, lo Spirito Santo che corregge le vie degli uomini. E per questo che mettiamo a nudo noi stessi davanti a Dio, mettiamo il nostro io davanti al Signore, questo io che aggredisce sempre per vincere, che appunto sta alla base dell'uomo vecchio. E chiediamo che lo Spirito nuovo, lo Spirito dell'uomo nuovo, che è Cristo Signore, scenda dentro di noi. Iniziamo questa celebrazione penitenziale con l'invocazione dello Spirito Santo, perché scenda nelle profondità dell'essere nostro e risusciti in noi la grazia del battesimo, in cui noi morimmo o siamo morti o continuamente moriamo all'uomo vecchio e viviamo per l'uomo nuovo, ossia per diventare uomini nuovi in Cristo Signore.
Sio Spirito di Dio, vieni, vieni questa mattina dentro di me, innestati in profondità dentro di me, correggi le mie vie. O Spirito di Dio, vieni, io ti attendo. O Spirito di Dio, vieni, riempimi di luce, sono nelle tenebre e non vedo. Il mio cuore è duro e non sente. Spirito di Dio, sviluppa in me i sensi dello Spirito e metti a tacere la voce dei sensi materiali che mi fa vivere la vita terrena. Spirito di Dio, vieni, purifica con l'acqua, disperdi come vento tutti i detriti, tutte le foglie secche. Spirito di Dio, irrora il mio cuore, perché il mio cuore sia nuovo, capace di intendere, capace di amare, capace di osservare. Apriamoci allo Spirito, fratelli e sorelle, invochiamo questo Spirito divino perché scenda. Da noi non possiamo far nulla, ma Dio può far tutto in noi. Risuscita, Spirito di Dio, la grazia battesimale in cui fummo lavati dei nostri peccati. Accendi, o Spirito di Dio, la fede, la speranza, la carità. Rifammi nuovo, Spirito di Dio. Io metto a nudo l'anima mia, tutto l'essere mio lo metto a nudo davanti a te. O Dio eterno e onnipotente, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione, sorgente di vita,
anche l'anima venisse lavata e ricevessi il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Aspergimi, o Signore, con l'issopo e sarò purificato. Lavami, Signore, e sarò più bianco della neve. E dice il Signore: su di voi verserò dell'acqua pura e sarete mondi da ogni vostra colpa e vi darò un cuore nuovo, dice il Signore. E sgorgata dal tuo fianco, o Cristo Signore, una fonte di salvezza che ci lava dal peccato e in tutto il mondo rinnova la vita. Alleluia. Alleluia. O Padre, che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva, purifica il tuo popolo, Signore. O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita, purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito, che delle acque del battesimo ci fai riemergere come primizie dell'umanità nuova, purifica il tuo popolo, Signore. O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa e corpo del Signore, benedici il tuo popolo e ravviva in noi, per mezzo di quest'acqua, il gioioso ricordo del santo battesimo, per Cristo nostro Signore. Amen. Salve, Madre Santa, tu hai dato alla luce il Re, che governi il cielo e la terra per i secoli in eterno. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ti attistano e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, fu costruita una tenda, la prima, nella quale vi erano il candelabro, la tavola e i pani dell'offerta. Essa veniva chiamata il Santo. Dietro il secondo velo c'era un'altra tenda, detta Santo dei Santi. Cristo, invece, venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano di uomo, cioè non appartenente a questa creazione, entrò una volta per sempre nel santuario, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, dopo averci ottenuto una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli è la cenere di una giovenca, sparsi su quelli che sono contaminati, li santificano, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale con uno spirito eterno offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Parola di Dio. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù si mise di nuovo ad insegnare lungo il mare e si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli salì su una barca e là restò seduto, stando in mare, mentre la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose in parabola e diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate, ecco, uscì il seminatore a seminare, e mentre seminava una parte cadde lungo la strada e vennero gli uccelli e la divorarono. Un'altra cadde fra i sassi dove non c'era molta terra e subito spuntò perché non c'era un terreno profondo. Ma quando si levò il sole restò tra le spine e non avendo radice si seccò. Un'altra cadde tra le spine crebbero, la soffocarono e non diede frutto. E un'altra cadde sulla terra buona, diede frutto che spuntò e crebbe, e rese ora il 30, ora il 60, ora il 100 per uno. E diceva: chi ha orecchi per intendere, intenda. Quando poi fu solo, i circostanti insieme ai 12 lo interrogavano sulle parabole ed egli disse loro: a voi è stato confidato il regno di Dio, a quelli di fuori invece tutto viene esposto in parabole, perché guardino ma non vedono, ascoltino ma non intendono, perché non si convertano e venga loro perdonato. Continuò dicendo loro: se non comprendete questa parabola, come potete capire tutte le altre parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola, ma quando l'ascoltano subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. Similmente, quelli che ricevono il seme sulle pietre sono coloro che, quando ascoltano la parola, subito l'accolgono con gioia, ma non hanno radice in se stessi, e sono incostanti, e quindi, al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola, subito si abbattono. Altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine. Sono coloro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e l'inganno della ricchezza e tutte le altre bramosie, soffocano la parola e questa rimane senza frutto. Quelli che ricevono il seme su terreno buono sono coloro che ascoltano la parola, l'accolgono e portano frutto nella misura chi del 30, chi del 60, chi del 100 per uno. Parola del Signore. Per le parole di questo santo Vangelo siano cancellati i nostri peccati. Tante volte abbiamo ascoltato questa parabola del seminatore, tante volte abbiamo riflettuto sulla responsabilità che abbiamo, responsabilità della parola di Dio seminata dentro di noi, che può far frutto
e può non far frutto e andare perduta. Questa mattina vorrei attirare l'attenzione su alcuni punti di questa parabola. Gesù dice agli apostoli che domandano, dice il senso della parabola, agli altri invece soltanto dice la parabola. E le parole del Signore sono queste: a voi è stato confidato il mistero del regno di Dio, a quelli di fuori invece tutto viene esposto in parabole. Ci sono quelli di fuori e quelli di dentro. Noi siamo quelli di fuori o siamo quelli di dentro che ricevono la intelligenza della parabola, che penetrano nella grazia di Dio il senso della parabola? È una prima interrogazione che dobbiamo farci. Noi possiamo restare ai margini dell'insegnamento del Signore. Quante volte il Signore parla è come se non avesse parlato, perché è come se non avessimo veduto niente, non avessimo ascoltato niente, per cui il Signore ha dato la parola, ma la parola non è penetrata in noi. Resta però la parabola che contiene la parabola che invita a penetrare la parola, per cui anche quelli di fuori hanno la parola di Dio, ma è come in un guscio. Se qualcuno vuole capire la parola, deve spostarsi, di premere, di schiacciare il guscio per mangiare la parola, gustare la parola. Però la parola non viene così esposta al libro, resta sempre nel guscio. Quando il Signore parla in parabole, tocca a noi, se amiamo gustare la parola di Dio, tocca a noi di sforzarci per comprendere attraverso il nostro sforzo, la nostra buona disposizione, la parola del Signore. Poi ci sono quelli di dentro. Noi speriamo di essere quelli di dentro. E allora dobbiamo domandare a Gesù il senso del suo discorso, quello che gli dice. E Gesù a noi rivela se siamo di dentro, rivela il mistero della parola. La parola è Lui, rivela se stesso, rivela il mistero del regno. Il regno è Lui, il regno di Dio è Gesù, il Vangelo è Gesù. Gesù si rivela a noi se noi siamo quelli di dentro, ma se noi siamo quelli di fuori, sì, possiamo osservare tante cose belle, ma non potremo gustare mai Gesù, non avremo mai il sapore del Vangelo, che è soltanto rivelato a quelli di dentro, i quali si fanno piccoli davanti a Dio. E a questi che il Signore parla,
e a questi che il Signore rivela il mistero del regno. Gesù spiega la parabola, cioè manifesta il senso della parola. E innanzitutto dice che il seme è la parola di Dio, che viene seminata in noi. Questa parola di Dio, in senso pieno, è Gesù stesso, parola del Padre, la parola che significa Dio, è Dio che viene seminato dentro di noi, che scende dentro di noi. Il seme porta la vita, e nella parola di Dio è la vita stessa che scende in noi. La vita è Gesù. Dice Giovanni nel prologo: la vita che era nel Padre, il Padre l'ha data al Figlio. È il Padre che ha originato il Figlio. Il Figlio è la vita. Io sono la via, la verità, la vita. Per cui in questa parola di Dio che viene seminata in noi c'è la vita, c'è Gesù, c'è il Figlio di Dio che produce in noi la vita, sviluppa la vita. Noi viviamo per la parola di Dio che è stata seminata in noi. Dobbiamo avere cura di ascoltare la parola di Dio attraverso i canali che il Signore predispone perché questa parola giunga a noi. Ma soprattutto dobbiamo ricevere la parola di Dio dentro il cuore. Il terreno è il cuore dell'uomo, è la terra in cui scende la parola. Dobbiamo ricevere la parola di Dio dentro il cuore e dobbiamo consentire alla parola di accestire dentro di noi, di crescere dentro di noi e di produrre il frutto. Quanta parola di Dio è stata seminata. Fratelli e sorelle, facciamo un po' l'esame di coscienza. Quanta parola di Dio è giunta alle nostre orecchie e ha cercato attraverso le vie che la parola di Dio sia aperta di scendere nel cuore. Quanta parola di Dio non ha trovato ascolto. Quante volte noi siamo state distratte. Pubblica strada, Satana è venuto e ha beccato la parola. Lui che vuole togliere la vita a noi, becca la parola perché non accestisca dentro di noi. Quante volte noi siamo state come terra battuta, come pubblica strada dove la parola è scesa, ma è stata subito tolta perché il maligno è venuto nella nostra vita preoccupata che la parola di Dio potesse accestire e dare la vita agli uomini. Ma tante altre volte questa parola di Dio è scesa in noi e ha trovato dei punti in cui ha potuto accestire. Però non è stato il nostro cuore un terreno dissodato, un terreno che consentisse alla parola di crescere. E appena venuto il caldo della passione, ecco che la parola di Dio è stata bruciata come se non l'avessimo mai ricevuta.
Il più delle volte la parola è caduta dentro di noi. Noi tutti siamo terreno spinoso, terreno dove germinano tante erbe cattive. E questo è, diciamo, il caso più comune, quelle che più si addice a noi, quelle che più sovente capita a noi. Riceviamo la parola di Dio, la riceviamo con gioia, la parola di Dio scende dentro di noi, produce buoni propositi, cominciamo così a vedere questa parola di Dio che porta quasi in germe i suoi frutti, ma i frutti non maturano. Perché non maturano? Perché la spiga non viene fuori, perché la spiga non si carica di vita e i granelli non spuntano dentro la spiga, e cioè i frutti delle buone opere, perché le erbe cattive hanno soffocato la parola. Quali sono queste erbe cattive che sono dentro di noi e soffocano la parola di Dio? Ce lo dice Gesù stesso. Quelli che ricevono il seme tra le spine sono coloro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo, l'inganno della ricchezza e tutte le altre bramosie. Soffocano la parola e questa rimane senza frutto. Ecco, allora sono le preoccupazioni del mondo, lo spirito del mondo. Sopra aveva parlato dello spirito satanico, Satana, che toglie la parola. Qui c'è un altro grande nemico ed è il mondo. Il mondo che si infiltra dentro di noi. Siamo preoccupati della vita che noi viviamo nel mondo. Le idee del mondo, le proposte del mondo penetrano facilmente in noi attraverso le porte e le finestre che sono aperte. Oggi il mondo è entrato dentro di noi, nelle nostre case, e ha creato in noi una coscienza mondana, per cui facilmente noi ci adattiamo al modo di pensare, al modo di agire del mondo. E allora ecco che la parola di Dio che ci parla di rinuncia, che ci parla del rinnegamento di noi stessi, del nostro io, che ci parla di croce, allora rende la parola sterile, per cui noi sì vediamo crescere questa parola, accestire, germogliare, crescere nello stelo, ma la parola di Dio non porta i suoi frutti. Poi c'è l'inganno della ricchezza. La ricchezza ci seduce, il denaro ci seduce. Gesù ce l'ha contro il denaro, perché il denaro regola la vita di questo mondo. E Mammona iniquitatis, il Dio Mammona, tutto obbedisce al denaro. E il denaro può anche sedurre i figli di Dio. L'interesse, ecco, l'interesse. Poi ci sono le altre bramosie. Queste bramosie possono entrare dentro di noi e non far crescere la parola di Dio. Dobbiamo domandarci se noi siamo terreno spinoso, se siamo terreno con le erbe cattive, perché tante volte la parola non ha portato in noi il suo frutto. Questa domanda dobbiamo porcela, fratelli e sorelle. Io ho ascoltato tanta parola di Dio, l'ho ascoltato ogni giorno,
Questa parola di Dio è venuta in me attraverso tanti canali. Ho letto la parola di Dio nelle scritture e attraverso la lettura è penetrata in me. Ho ascoltato la parola di Dio quando è stata proclamata, quando è stata spiegata. Questa parola di Dio è anche risuonata in me interiormente quando Dio mi ha parlato. Questa parola di Dio tante volte l'ho vista nei fatti, perché Dio parla anche attraverso i fatti. Ma questa parola di Dio non ha portato il frutto dentro di me. In quante occasioni ci siamo trovati di fronte alla parola di Dio, quanti ritiri spirituali, quante giornate dedicate alla parola, quante prediche, eppure i frutti dove sono? Se non vediamo i frutti, è segno che ci sono erbe cattive, ci sono spine dentro di noi. E allora dice il Signore: dissodatevi un terreno incolto, togliete le spine, togliete le erbe cattive, perché la mia parola possa portare frutto dentro di voi. Io richiamo fratelli e sorelle, richiamo la vostra attenzione alla responsabilità che abbiamo della parola di Dio. Quando la parola di Dio scende dentro di noi, è Gesù che scende dentro di noi, parola del Padre. È Lui che scende dentro di noi, che è via, verità e vita. È Lui che scende dentro di noi per prendere possesso di noi, penetrare nella nostra vita. Richiamo alla responsabilità nostra, mia e vostra, di fronte alla parola sciupata che non ha portato il suo frutto. E chiediamo al Signore questa mattina di ricevere la parola di Dio nel nostro cuore, in modo che questa parola, secondo le disposizioni nostre, creata dal Signore, porti il frutto dove il 30, dove il 60, dove il 100 per 1. Noi ci auguriamo che porti frutto il 100 per 1, ma soltanto le anime sante possono dire che la parola di Dio ha portato il 100 per 1. Ci contenteremo di essere anime fervorose dove la parola di Dio produce il 60%, ma ci contentiamo anche di essere anime buone dove la parola di Dio dia il 30 per 1, cioè dove la parola di Dio fruttifichi in buone opere, in opere di fede, di speranza e di carità. Amen. O Maria, Madre nostra, nascostatti sempre la parola del tuo Figlio, la mettessi dentro il tuo cuore, meditavi sulla parola del tuo Figlio, i tuoi occhi si posavano sul tuo Figlio, Lui era parola incarnata, lo vedevi ogni giorno, questa parola come viveva, ti assorbivi con i tuoi occhi, la parola che era davanti ai tuoi occhi. O Maria, tuo Figlio agiva e tu assorbivi tutta l'attività del tuo Figlio, parlava con le sue opere, ma soprattutto Gesù parlava con la sua bocca, e tu Maria ricevevi la parola e la rimucinavi dentro il tuo cuore, ti nutrivi dalla parola. O Maria, ti chiediamo di essere come te, di essere buone ascoltatori della parola di Dio, ma che possiamo conservare questa parola di Dio dentro il nostro cuore perché porti i suoi frutti. O Maria, ti chiediamo di intercedere per noi, perché tutti siamo buoni ascoltatori
della parola di Dio, ma anche facitori della parola di Dio, cioè mettiamo in pratica la parola ascoltata. Adesso un canto, poi innestiamo la preghiera. Signore, ti presentiamo le nostre preghiere, ti presentiamo le nostre suppliche. Vieni a guarire, Signore, le nostre orecchie, il nostro udito, perché possiamo ascoltare la tua parola. Chi è sordo se non il mio servo? Signore, questa mattina ti chiediamo di aprire l'udito nostro, perché la parola tua scende dentro di noi. E ti chiediamo che questa parola porti i suoi frutti. Signore, guarisci noi questa mattina da tutte le infermità. Ti presentiamo tutte le nostre infermità spirituali, la nostra cecità, la nostra durezza di cuore. Ti presentiamo la nostra sordità spirituale. Gesù, tocca i nostri occhi perché vedano, tocca i nostri orecchi perché ascoltino, tocca il nostro cuore perché non sia duro, ma riceva la parola, e questa parola porta i suoi frutti. Oh Gesù, ti chiediamo questa mattina la nostra guarigione spirituale. Siamo gli eterni ammalati nello spirito, ci preoccupiamo delle infermità fisiche, ci preoccupiamo anche delle menomazioni psichiche, ma non ci preoccupiamo del nostro organismo spirituale. Siamo malati nello spirito e quasi nessuno chiede di essere guarito. Ma questa mattina ti chiediamo la guarigione spirituale per noi, ma ti chiediamo anche per tutti i nostri fratelli, tutte quelle guarigioni che tu sempre operi, anche nello spirito infermo, ma anche nel corpo infermo, anche nell'anima inferma. Signore, ti presentiamo noi stessi e ti presentiamo a tutti i nostri fratelli. O Gesù, che viene a guarire l'uomo, guariscici. Ti presentiamo a tutti i nostri malati vicini e lontani, stendi la tua mano e guariscici. Vai. Sì, oh Signore. Signore, si chiede conversione. Signore, ascolta, Padre Santo, la preghiera degli umili, dei poveri, di coloro che si sentono veramente bisognosi. Non chiudere il tuo cuore a noi che gridiamo a te, e questa mattina lavaci dei nostri peccati, questa mattina irriga questo terreno arido, questa mattina guarisci tutti quelli che gridano a te, perché tu sei buono e ricco di misericordia. Amen. Gli ebrei e ancora i musulmani, gli ebrei e ancora i musulmani usano queste abluzioni prima di entrare nella tenda del Tempio. Anche noi eravamo abituati a quelle belle acque santiere che si trovavano all'ingresso della chiesa, all'ingresso del Tempio. Facevamo la croce, chiedevamo l'abluzione interiore, la purificazione.
Questa mattina abbiamo fatto la purificazione con l'acqua lustrata. E a momenti, subito dopo l'offerta, il sacerdote lava le mani. Questo lavare continuamente è un invito a purificarci. L'acqua e lo spirito, la conca in cui questo spirito è versato, è proprio la Chiesa. Ci sarà in Gerusalemme una conca d'acqua, una fontana zabbillante per lavare tutti i peccati, tutte le iniquità. Lasciamoci lavare dal Signore l'acqua e lo spirito che troviamo pronta sulla conca. Attingiamo a quest'acqua, laviamoci continuamente, ne abbiamo bisogno, ma soprattutto laviamoci quando dobbiamo presentarci al Signore, quando cioè vogliamo entrare in intima comunione con Lui, come nel santo sacrificio della Messa. Purifichiamoci questa mattina e saremo purificati dai nostri peccati, perché l'acqua dello Spirito purifica l'uomo da tutti i peccati. E lasciamo che nell'Eucaristia il Signore compie il miracolo della nostra guarigione. Amen. Ci soccorro, Padre, l'immenso amore del tuo unico Figlio, che nascendo dalla Vergine non diminuì, ma consacrò l'integrità della Madre, e liberandoci da ogni colpa ti renda gradito il nostro sacrificio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa è buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie, Padre misericordioso. Tu ci hai donato il tuo Figlio Gesù Cristo, nostro fratello e redentore. In Lui ci hai manifestato il tuo amore per i piccoli e i poveri, per gli ammalati e gli esclusi. Ma Egli si chiuse alle necessità e alle sofferenze dei fratelli. Con la vita e la parola annunciò al mondo che tu sei Padre e dai cura di tutti i tuoi figli. Per questi segni della tua benevolenza, noi ti lodiamo e ti benediciamo, e uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, santo, osanna, santo. Signore, sono pieni di te. I cieli e la terra, oh Signore, sono pieni di te. Osanna, osanna, osanna a Cristo Signore. Osanna, osanna. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore,
egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nella festa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Salvatore e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza a metterli a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen, alleluia, amen, alleluia, amen, alleluia, amen, alleluia, amen, alleluia. La più grande consolazione che possiamo avere è sapere che il Padre ci ama. E ce l'ha detto Gesù: il Padre vi ama perché voi avete amato me. L'amore per Gesù ci assicura l'amore del Padre. A questo Padre che ci ama, noi volgiamo lo sguardo in questo momento e chiediamo per Gesù che ci guarisca da tutte le nostre infermità. Chiediamo che possiamo ricevere il suo corpo e il suo sangue come ablusione per i nostri peccati e come liberazione da tutte le nostre infermità. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un segno di amore fraterno. Signore, guarda con particolare attenzione questa mattina i nostri bambini. Sono tanti questa mattina. Signore, li guarda con amore. Stendi, o Signore, su questi bambini la tua mano e consola i genitori. Libera questi bambini dalle loro febbre, dei loro mali, e fa che l'animo dei genitori sia alleggerito per le apprensioni che hanno. Signore, ti ringraziamo perché questa mattina guardi con amore soprattutto i bambini. Tu metti la tua mano su tanti bambini e ti ringraziamo di quello che stai facendo per i nostri bambini che giocano attorno a te. Signore, dà anche una parola di consolazione e ci dice in Isaia 51: Io sono il tuo consolatore. Chi sei tu perché tema? Temi uomini che muoiono, temo i figli dell'uomo che avrà la sorte dell'erba. Non ci sono io? Hai dimenticato il Signore tuo creatore? Avevi sempre paura, tutto il giorno, davanti al tuo avversario, perché egli tentava di distruggerti. Ora dov'è il tuo avversario? Il prigioniero sarà presto liberato. Egli non morirà nella fossa, né mancherà di pane. Io sono il Signore tuo Dio, che sconvolge il mare, così che ne fremano i flutti, e si chiama Signore degli eserciti. Io ho posto le mie parole sulla tua bocca, ti ho nascosto sotto l'ombra della mia mano, e ho detto a Sion: tu sei il mio popolo. Ecco, il Signore ci dice: tu sei il mio popolo, la mia consolazione scenderà su di te, non avere paura, sappi aspettare, io compirò tante cose buone per te. Preghiamo. Signore, che ci hai nutriti dei tuoi sacramenti in questa celebrazione in onore della Beata Vergine Maria, fa che sul suo esempio collaboriamo fedelmente al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Benediciamo il Signore. Ora mai odo e li anamorarò.
Signore, ti chiediamo la benedizione per questo popolo, per questa casa. Ora tu, Signore, sei Dio. Tu hai promesso di farci del bene, pertanto ti piace di benedire questa casa, la casa del tuo servo, perché sussiste per sempre davanti a te, poiché quanto tu benedici è sempre benedetto. Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetta San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio.